Allora, come abbiamo detto su Telegram, delle due opzioni che avevamo, i due terzi di voi hanno scelto, i due terzi di chi ha votato, e ovviamente gli astenuti anche qui vincono sempre, e i due terzi di chi ha espresso un'opinione ha scelto l'opzione 1 e l'altro terzo l'opzione 2, quindi andiamo, come vi dicevo, con l'opzione 1 che è cambiamo un po' l'ordine rispetto a quello che vi ho scritto su Telegram. Partiamo con un tema d'esame vecchio, proviamo a fare il processo di, diciamo, progettazione fino ad arrivare al codice, quantomeno una prima bozza, perché ovviamente è un progetto pensato per durare 20 giorni, non possiamo scalarlo interamente in qualche ora. Quindi proviamo a immaginarci, a provare a fare una simulazione di un tema d'esame, magari leggiamo un paio di temi d'esame, magari uno un pochino più complicato e uno un pochino meno complicato da capire come elenco di funzionalità, e poi passiamo invece a qualche domanda, dubbio, chiarimento sul tema d'esame attuale, quindi quello per il primo appello. Per il quale siete iscritti in più di 120, quindi saranno lunghe giornate per noi, per fare tutti gli orali. E poi nel tempo che ci rimane possiamo dedicarlo, facciamo finta sarà mezz'ora, cose così, possiamo dedicarlo a eventuali altre domande, dubbi, chiarimenti, bachi, incomprensioni o quant'altro possiate avere mentre lavorate sul, per esempio, sul tema d'esame attuale. Ok? Allora, come vi dicevo, partiamo da un paio di temi d'esami vecchi. Usiamo questi dal 2021-2022. È un problema se sono in inglese o preferite la versione italiana? Del testo. Buongiorno, sono le 8:47. Preferite la versione italiana o la versione inglese? Inglese. Una voce più forte ha detto inglese. Ok, guardiamo questi due e poi proviamo a risolvere il il secondo dei due. Allora, questo era il primo appello del 2022. La differenza rispetto all'appello di quest'anno è che non è tanto nella parte di requisiti del progetto, che cambia l'argomento, ma sono le stesse cose, e quanto più nei requisiti di progetto, diciamo, non funzionali, che sono riportati sotto. Quindi se guardate dei temi d'esame vecchi, la parte non funzionale dei requisiti è diversa rispetto a quella di quest'anno, quindi non guardatela, ma le cose che abbiamo fatto nel corso come contenuto, come argomenti, sono sovrapponibili, quindi dovreste essere in grado di fare anche un tema d'esame del genere. Questo era la progettazione e l'implementazione di un'applicazione web per gestire il piano degli studi di uno studente universitario, quindi inserire corsi nel piano degli studi, rimuovere corsi, i corsi hanno le dipendenze, i corsi hanno un certo numero di crediti, non potete arrivare a più di 60, di 80 crediti per anno, questi vincoli qua, quindi molto simile a quello che fate ogni anno, a inizio del semestre, ed era il primo appello di 2 anni fa, e poi quello che invece andremo a fare, a provare a portare avanti, è invece il secondo appello di 2 anni fa, che era un po' più facile, non di nuovo in linea di codice, in contenuto, ma come logica di quello che doveva fare. L'altro era un pochino più, a più vincoli e quant'altro. Come vedete, anche in questi casi
magari voi non li vedete, ma li vedete adesso proiettati, anche in questi casi c'erano dei commenti lasciati dai vostri colleghi di allora a cui noi rispondevamo, e noi docenti del corso in inglese, in quel caso. E come vedrete, come state già vedendo nell'appello attuale, modifiche al testo a seguito dei commenti sono poi indicate in rosso all'interno del testo. Quindi anche nel testo attuale tutte le cose rosse che vedete sono modifiche che sono scaturite dai vostri commenti. E diamo un'occhiata a questo study plan. Cosa dovrà fare questa applicazione web? Questa applicazione web diceva: l'università offre una serie di corsi, ogni corso è caratterizzato da un codice di 7 caratteri, unico per il corso, un nome e un numero di crediti che può essere solo intero, quindi 1, 2, 3, eccetera. Il piano di studi di uno studente singolo è un sottinsieme ovviamente dei corsi offerti dall'università, il numero totale dei crediti dei corsi inseribili nel piano degli studi è tra 60 e 80 crediti, estremi inclusi, e per l'opzione full time e 20 e 40 estremi inclusi per l'opzione part time. Quindi, cosa dovreste fare in questo caso? Quali sono gli oggetti principali che potete immaginare in questa applicazione web nel loro complessivo finora? Cosa ci sarà? Cosa ci sarà? Dei corsi. Questi corsi hanno delle caratteristiche e poi l'altra cosa che c'è oltre ai corsi? Gli studenti, no? Il primo passo per superare l'esame è leggere il testo e capirlo, quindi ci serve questa comprensione di base e sapere cosa fare dopo il testo. No? Questo era anche un po' arzigogolato, quindi per quello mi sono fermato qua. Ci sono i corsi, hanno delle proprietà, quindi voi se dovessimo realizzare questo avremmo da qualche parte una tabella, qualcosa. Questo è più complicato del primo appello di quest'anno, per quello che lo sto facendo, perché nel caso in cui nel secondo appello ci sia, o nel terzo ci sia qualcosa di un po' più complicato logicamente rispetto a quello di al primo appello, abbiamo fatto un esempio su quello almeno. Ci sono i corsi hanno le proprietà. Immagineremo una tabella nel database, per esempio, con corsi, con chiave univoca, il codice del corso, il nome del corso e i crediti. Bene. Poi cos'è l'altra oggetto che uno studente ha? Il piano di studi. Il piano di studi deve essere individuale, quindi ogni studente avrà un suo piano di studi, giusto? E quanti corsi posso mettere in un piano di studi? Tanti quanti mi servono ad arrivare o a 60 o 80 o stare nel range tra 60 e 80, oppure c'è l'opzione part time, quindi a un certo punto l'applicazione dovrà dire scegli l'opzione part time, full time, e in base alla scelta ovviamente il comportamento cambia. Questo è scritto qui come part time option e full time option, ma ovviamente è un qualcosa che voi dovete prendere e dire ok, a un certo punto quindi ci sarà la scelta, stai facendo un piano di studi full time o lo stai facendo part time, e in base a quello cambiano i vincoli. Poi i corsi possono avere uno più constraint per il suo inserimento nel piano degli studi. Un corso può essere incompatibile con uno o più corsi e quindi non possono essere selezionati insieme. Quindi, per esempio, applicazione web 1 è incompatibile con web application 1. Cosa succede se lo studente prova a metterli entrambi nel piano degli studi? In questo caso c'è scritto... C'è scritto cosa succede? Fino a questo punto? Sì o no? Non possono essere selezionati insieme, ma se io provo a selezionarli insieme, posso provare a selezionarli insieme oppure no?
Questo è una parte in cui è lasciato alla vostra interpretazione, no? Quindi non possono stare insieme, quindi non posso, se io metto Web Application 1 non dovrei poter mettere Applicazione Web 1. E se nel piano degli studi, nel carico, ho già uno dei due, non posso mettere l'altro. Quindi questo è da gestire, ovviamente. Cosa vuol dire selezionati? Vuol dire inseriti, quindi non posso inserirli, oppure se provo a inserirli mi dà errore e mi dice non puoi inserirlo. Questo è una parte di progettazione da fare. Ovviamente il risultato è non possono esserci insieme, perché sono incompatibili. Un corso può avere uno o più corsi, scusate, un corso può avere un corso preparatorio obbligatorio che deve essere già presente nel piano degli studi. Quindi se io inserisco il corso A, che ha come precedenza il corso B, ma il corso B non è nel piano degli studi, cosa succede? Mi dà errore, mi dirà devi inserire prima il corso B. Ok? Un corso può avere un massimo numero di studenti che possono aggiungerlo allo studio, al piano degli studi. Quindi qui c'era un altro vincolo che è collegato al corso, che non era scritto prima, tra le proprietà del corso, che era il numero massimo di studenti che opzionalmente quel corso può avere. Quindi cosa succede se si raggiunge il numero massimo di studenti e volete aggiungere un corso al piano degli studi? Non si può. Nella home page dell'applicazione, utenti non autenticati, quindi anonimi, vedono tutti i corsi che l'università offre. Quindi home page, una tabella di tutti i corsi. Questa lista deve essere mostrata in ordine alfabetico per nome del corso. Quindi se all'esame qualcuno arrivava con una lista mostrata in ordine alfabetico, in ordine di crediti, era un errore. Per ogni corso la lista mostra la sua descrizione, quindi in quella pagina per ogni corso deve comparire il codice, il nome, il numero di crediti e il numero di studenti che l'hanno già scelto e, se presente, il numero massimo di studenti che può ancora selezionarlo. Quindi tutte queste informazioni devono stare da qualche parte, essere comunicate all'applicazione React che nella home page li visualizza. Ogni descrizione dei corsi può essere espansa o chiusa dall'utente per mostrare ogni corso che sia incompatibile o preparatorio, mostrare almeno il codice. Quindi non solo c'è una tabella con tutti i corsi, ma c'è anche ogni corso che si può espandere per mostrare queste informazioni aggiuntive se ci sono. Se non ci sono, non si espande il corso. Più corsi insieme possono essere nello stato espanso allo stesso tempo. Quindi vuol dire che se ho un corso espanso e ne voglio espandere un altro, devo mantenere il primo corso espanso. Questo non è un problema di database, non è un qualcosa che sa il server, è puramente React. Quindi gestire la doppia espansione o la doppia chiusura. E questo è quello che capita con gli utenti non loggati. Una volta che gli utenti fanno il login, e continuano a vedere la stessa lista di corsi di prima, quindi non cambia niente appena fai il login. Nella stessa pagina, nella home page, se non c'è nessun piano degli studi, l'utente può crearne uno vuoto, specificando se è full time o part time. E questa lista vuota sarà modificabile secondo le istruzioni che seguono. Se invece un piano degli studi è già stato creato è salvato persistentemente, quindi è stato salvato nel database, verrà immediatamente mostrato nella stessa pagina e quindi potrà essere modificato. Quindi qui c'erano quante opzioni che potevano capitare dopo che una persona faceva login? Una, due, tre, cosa poteva capitare? Io faccio login e cosa mi può capitare? Opzione 1. Non ho ancora un carico didattico e quindi l'applicazione web mi chiede part time o full time. Opzione 2, ne ho già uno da un'esecuzione precedente dell'applicazione e quindi posso modificarlo.
Questo vuol dire che se io devo fare una richiesta al server, cosa potrò chiedere al server in quel caso? Dopo che mi sono loggato e solo dopo che l'utente si è loggato con successo. Come faccio a sapere se ho un piano di studio o no? Più forte? Devo chiedere al server, dammi se c'è un piano di studio, uno solo. Se c'è un piano di studio per questo utente, se la risposta è no, allora siamo nel caso vuoto. Se la risposta è sì, mi faccio dare il piano di studi e lo visualizzo. L'editing del piano di studi, che sia vuoto o no, quindi dopo aver scelto l'opzione part-time o full-time, deve permettere le seguenti operazioni. E mostrare sempre il numero di crediti che corrispondono ai corsi nel piano degli studi e i valori minimi e massimi permessi. Cosa vuol dire i valori minimi e massimi permessi? Quindi se io sono full time mi dirà nel tuo piano degli studi ci sono 55 crediti, il valore minimo è 60, il valore massimo 80, aggiungi altri corsi, perché non ti bastano 55. E viceversa, se, e stessa cosa se sono part time. E poi deve farmi aggiungere un corso alla lista e solo i corsi che soddisfano tutti i vincoli che abbiamo detto prima possono essere aggiunti, quindi può essere aggiunto un corso che non ha incompatibilità tra altri corsi presenti già nel piano degli studi in quel momento e possono essere aggiunti corsi se c'è un corso preparatorio già all'interno del carico didattico. Se non c'è, bisogna prima aggiungere il corso preparatorio, come detto prima. E se il numero di studenti iscritto a quel corso non è maggiore del massimo del numero di studenti iscritto in quel corso. Non è scritto qui, è scritto 10 righe sopra. Poi si può rimuovere un corso dal piano degli studi se non viola nessun vincolo preparatorio. Quindi se il corso B dipende dal corso A, io non posso togliere il corso A finché il corso B è dentro il piano degli studi. Perché sennò romperei il vincolo del corso preparatorio. E l'applicazione qui deve mostrarmi il motivo per cui non posso fare quella rimozione. E se un corso non può essere aggiunto, per qualunque motivo, sarà evidenziato differentemente nella lista dei corsi. E l'applicazione deve mostrare la ragione. Cosa vuol dire evidenziato differentemente? Colorato di rosso, di giallo, di verde, con un'icona a fianco, deve essere evidenziato differentemente dagli altri. Come? Non lo specifica, quindi è scelta vostra. E quello che specifica è che l'applicazione deve mostrare la ragione, quindi da qualche parte ci deve essere scritto questo corso non può essere aggiunto perché motivo. Quello ci deve essere all'interno della pagina. E infine dice, durante la sessione di modifica di lista vuota o modifica di piano di studi con qualcosa dentro, l'utente può salvare il piano degli studi in un modo persistente e questo rimpiazzerà ogni versione precedente del piano degli studi. Quindi ogni utente avrà nel database un carico didattico salvato in un certo momento, non c'è la storia, e l'utente può annullare le modifiche e in questo caso perde qualunque modifica fatto fino a quel momento e non c'è nessun salvataggio parziale, quindi. Quando si salva, il piano degli studi deve essere validato secondo il numero di crediti minimi e massimi. Quindi se è meno del minimo, va comunque segnalato, come detto prima. Così come se è più del massimo. E in aggiunta, l'utente può cancellare l'intero piano degli studi includendo la copia persistente, quindi cancellarlo interamente. Dopo ognuna di queste azioni, l'applicazione sarà nella home page, da loggato. Perché sarà e non andrà nella home page? Vedete, questo be in è rosso perché è stato modificato, era andrà in origine. Perché è diventato sarà, secondo voi?
Il testo dice dove fare tutte le operazioni? In quale pagina fare tutte le operazioni? No. Il testo dice che nella home page ci deve essere la lista dei corsi. Poi se da lì si va in un'altra pagina, è di nuovo lasciato a chi implementa l'esame. Quindi l'unico vincolo che c'è qui è che se si era in un'altra pagina, dopo queste operazioni si torna nell'home page. Se si era nell'home page, si sta nell'home page. Quindi quel sarà è per dire, non importa dove eravate, comunque potete anche essere nell'home page, ma state nell'home page. E cosa succede dopo che ho cancellato un piano degli studi? Cosa vedo nell'applicazione React? Si vede tutta la lista di corsi e posso creare un nuovo piano di studi, quindi l'applicazione mi chiederà che cosa? Part time o full time. Quindi rientro nel caso piano di studi vuoto. Ok? E qui non potete vedere, ma qua ci sono una serie di commenti. Che alcuni hanno generato una modifica al testo, altri no, per esempio questo. No? Quando un utente fa il login, gli vengono mostrati tutti i corsi, nel caso in cui non c'è un piano degli studi, o solo i corsi che ha nel suo stereo di piano degli studi? E la risposta è tutti i corsi, perché il testo dice sempre tutti i corsi più quelli del piano degli studi. Quindi non c'è bisogno di fare una differenza tra i corsi che ho già aggiunto e i corsi che posso ancora aggiungere. Li vedo sempre tutti, inclusi quelli che ho già aggiunto. Eccetera. E poi in questo caso, dato che c'erano dei corsi con delle vincoli, eccetera, fornivamo una tabella con i corsi, i crediti, il numero massimo di studenti, che in alcuni casi c'è e in alcuni non c'è, l'incompatibilità e se c'erano dei corsi preparatori. Quindi tutti usavano la stessa identica lista di corsi, che è differente rispetto, per esempio, a quello che facciamo in questo appello, in cui invece siete liberi di scegliere i contenuti che volete. In questo caso, ovviamente, dovendo verificare che ci fossero corsi preparatori, corsi incompatibili, avevamo bisogno di dare dei casi specifici. Quindi in questo caso c'era questa lunga tabella che spiegava che cosa dovevate aggiungere. Ok? Questo, come vi dicevo, è un tema d'esame un po' più articolato rispetto a quello, per esempio, di questo appello, in quanto ci sono i corsi, ci sono degli studi, si possono cancellare, ci sono dei vincoli, ci sono delle incompatibilità, si può aggiungere, poi c'è il messaggio d'errore, poi c'è cancellare il piano degli studi, poi c'è il part-time, il full-time. È più articolato concettualmente. Domande su questo? Se doveste farlo, sapreste dove iniziare? Se doveste farlo, dove iniziereste? E cosa ci mettiamo nel database? I corsi. Poi? Scusa? Gli utenti, gli studenti. Ok, abbiamo i corsi, abbiamo gli studenti, va bene, e poi cosa ci manca? Ci manca una tabella per i piani degli studi. Qualcos'altro nel database? E le dipendenze dei corsi saranno nella lista dei corsi, immagino. Ogni corso ha un codice. Sì, ci potrebbe essere un'altra tabella che mostra tutte le incompatibilità, per esempio, in modo che sia più facile recuperarle. Dove verifichiamo le incompatibilità? Solo nel client, solo nel server, in entrambi i casi? Nel senso che io, esatto, sì, per esempio che lo study plan sia solo composto da, prendiamo due casi diversi,
Incompatibilità in un caso può voler dire che io non posso aggiungere un corso che è incompatibile con uno che c'è già. Quindi ho applicazione web 1, cerco di aggiungere nell'applicazione web app 1, che è incompatibile perché è lo stesso corso in due lingue. Questa incompatibilità dove la verifichiamo? Nel server, nel client, in entrambi? Però per come è scritto il testo, non lo fai in entrambi, quando inserisci il singolo corso. Perché quando inserisci il singolo corso, è l'applicazione web in React che ti dice non farlo. Non c'è un salvataggio del piano degli studi temporaneo, no? E quindi in realtà è in quel caso specifico l'applicazione React che ti dice non puoi farlo. Quindi quel caso lì dell'aggiunta non puoi farlo. La verifica dell'intero study plan, invece, che non abbia questa incompatibilità, chi la fa? React, il server, entrambi? Il server, qualcuno dice. Qualcuno offre di più? O di diverso? In quel caso entrambi. Entrambi, l'applicazione React lo fa in parte mano a mano che aggiungi, rimuovi cose. E poi quando premo salva, volendo, si potrebbe anche controllare l'intero study plan, ma sicuramente lo fa anche il server prima di finalizzarlo nel database. E se il database è strutturato in maniera tale da avere chiavi esterne, vincoli e quant'altro, quando io aggiungo il piano degli studi nello study plan, potrebbero già, per esempio, esserci qualche constraint a livello di database che fallisce se lo study plan non è valido, e quindi a quel punto l'applicazione React verrà informata che non si può salvare quello study plan perché il vincolo X fallisce. Quindi entrambi in quel caso è la risposta. In parte React lo fa mano a mano, in parte il server lo fa in fase di salvataggio. Questo perché questo testo chiede il salvataggio solo alla fine e non durante. Se il testo chiedesse un salvataggio parziale, allora anche il vincolo di prima andrebbe verificato di volta in volta. Ok? Ok. Guardiamone un altro e proviamo a farlo. E proviamo a farlo quantomeno su carta, diciamo. Questo era il secondo appello dello stesso anno, quindi del 2022. Ed era un po' meno complicato concettualmente rispetto al precedente, più simile, se volete, a quello di questo appello, concettualmente, non come contenuti. Questo diceva progettare e implementare un'applicazione web per gestire una piattaforma di gioco basata sul pubblicare e risolvere indovinelli. E nota, nel seguito utente significa ogni utente autenticato e che ha fatto login, mentre anonimo significa ogni utente che non ha fatto login. Quindi ogni utente autorizzato che ha fatto login dell'applicazione può pubblicare uno o più indovinelli che gli altri utenti possono cercare di risolvere. Questo è il core dell'applicazione. Io faccio login, avrò un form da qualche parte per pubblicare degli indovinelli. Io non posso rispondere al mio indovinello, ma tutti gli altri utenti loggati possono. E poi ci saranno delle regole sul punteggio, su eccetera. Un indovinello è caratterizzato da queste cose. Una domanda, testo, un livello di difficoltà, facile, medio, difficile, una durata, un tempo, e un numero intero in secondi, da 30 secondi a 600 secondi, la risposta corretta dell'indovinello e due suggerimenti. Quindi, quando io pubblico, creo un indovinello, devo fornire tutte queste informazioni. Devo fornire il testo dell'indovinello, devo fornire il livello di difficoltà in cui questo indovinello andrà classificato, la durata in tempo necessaria per rispondere correttamente all'indovinello,
da parte di qualcun altro, che può andare da 30 a 600 secondi, la risposta corretta a quell'indovinello e due suggerimenti per rispondere correttamente. La durata è specifica, vedete questo è in rosso perché è stato aggiunto, la durata è specifica per ogni indovinello. Quindi io posso creare un indovinello facile con una durata di 30 secondi o un indovinello difficile con una durata di 40 secondi. Posso creare un indovinello con una durata di 20 secondi? Da 30 a 600, quindi 20 non è in quel range. Io, perdonate queste domande, ma poi all'esame vediamo applicazioni che hanno un form in cui tu premi il bottone sotto, e la freccia in basso e da 30 vai a 29, 28, 27, 26. E quello ovviamente non dovrebbe essere possibile se la durata è minimo 30. Non devo poter neanche selezionare 20. Poi magari lo controlla il server, ma l'applicazione React nel campo di input non deve accettare un valore più piccolo di 30 e un valore più grosso di 600. No? Quindi sono domande che appaiono banali, ma che non lo sono nella pratica. E quanto deve essere lunga la domanda, la risposta o il suggerimento? C'è una lunghezza? No. Quindi, se voi la fate di una riga, la fate di due righe, la fate in una text area con una lunghezza massima di 600 caratteri, va tutto bene. E, dicevamo, la durata è specifica per ogni indovinello e il periodo di durata è misurato partendo dalla prima risposta inviata da un utente. Il tempo di creazione è irrilevante. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che io creo l'indovinello, lei prova a rispondere all'indovinello e quando lei ha inviato la sua risposta all'indovinello, e questo potrebbe anche metterci un quarto d'ora a rispondere, quando lei ha inviato la prima risposta all'indovinello, a quel punto parte il timer di questa durata. Quindi se io ho messo l'indovinello a 30 secondi, lei fornisce una risposta, lo creo adesso, lei lo apre fra 5 minuti e tiene la pagina aperta per un'ora, anche se la mia durata era 30 secondi, quando lei invia la prima domanda, quindi un'ora più 5 minuti dalla sua creazione, è da quel momento che inizia il countdown di 30 secondi. Cosa sarà questo countdown di 30 secondi? Cosa succederà alla fine di questi 30 secondi? Potete immaginare? Non c'è, ci sarà scritto dopo, ma cosa succederà? Cosa servirà una durata? A mostrare la risposta, quindi a chiudere l'indovinello e non permettere a nessun altro di vederlo e quindi mostrare la risposta. E un indovinello può essere pubblicato da ogni utente, quindi non c'è criterio particolare, e tutti gli utenti, tranne quello che l'ha creato, possono, ovviamente, se no si chiama imbrogliare, possono cercare di rispondere all'interno della durata definita. Il primo utente che fornisce la risposta corretta prende un punteggio, l'indovinello diventa chiuso e non ci possono essere altre risposte. Se nessun utente fornisce la risposta corretta all'interno della durata predefinita, l'indovinello si chiude e nessun altro può rispondere. Quindi ci sono due casi in cui l'indovinello si chiude. Uno, qualcuno risponde correttamente all'interno dei, per esempio, 30 secondi, e caso 2, sono passati 30 secondi dopo la prima risposta e nessuno ha dato la risposta giusta e l'indovinello si chiude e nessun altro potrà rispondere. Ok? In particolare, l'applicazione deve supportare le seguenti funzionalità. Un utente può creare un nuovo indovinello fornendo tutte le informazioni necessarie, e un indovinello appena creato è nello stato aperto per permettere di, ovviamente, inserire delle risposte. E l'utente può vedere lo stato di ognuno dei propri indovinelli.
Se l'indovinello è chiuso, l'autore vedrà tutte le risposte date, la risposta corretta, se c'è, e l'identità dell'utente vincitore, se c'è. Cosa vuol dire l'identità dell'utente vincitore? L'username, la mail, qualunque cosa è stata usata per identificare la persona all'interno del sito. Se l'indovinello è aperto, invece, l'autore vedrà tutte le risposte ricevute fino a quel momento, aggiornate ogni secondo, e un countdown che mostra il tempo rimanente prima che l'indovinello si chiude. Dove stanno queste informazioni? Nell'applicazione React? Nella home page, in una pagina profilo utente, da qualche parte specifica. Non c'è scritto, giusto? Però sì, potrebbero, quindi di nuovo non c'è scritto, ergo scegliete voi. Potrebbe essere la pagina utente, potrebbe essere una pagina i miei indovinelli, potrebbe essere una sezione dell'home page, quello fa parte della progettazione dell'esame che fate voi. Invece, ogni utente, intuitivamente in una pagina diversa dalla precedente, ma non è detto, può vedere la lista degli indovinelli, qui sì, divisa tra aperti e chiusi, vedendo la domanda e la difficoltà. Se l'utente, non creatore dell'indovinello, sceglie un indovinello chiuso, gli verrà mostrato tutte le risposte, la risposta corretta e possibilmente l'indicazione del vincitore, esattamente come nel caso di prima. Perché tanto è chiuso, quindi posso vedere il risultato. Se invece seleziono, ecco, mostra tutte le risposte date. Cosa mettereste scritto in un'applicazione? La risposta più l'utente che ha dato quella risposta, la risposta più l'utente più la data, o l'ora in cui ha dato quella risposta, la risposta più l'ora e la data, e avanti con le permutazioni su questi aspetti. Quindi tu dici la risposta, l'utente e forse il tempo, forse. Altre opzioni? Poi questo proviamo a farlo, quindi... Altre opzioni? Il testo chiede il nome dell'utente? No. Chiede il tempo della risposta? No. Quindi, finché c'è la risposta va bene. L'importante è che ci sia la risposta. Poi, se uno vuole aggiungere l'utente, vuole aggiungere l'ora, vuole aggiungere l'icona, vuole aggiungere altre cose, di nuovo, sta alla scelta personale e a quelle, alle informazioni che recupera. L'importante è che ci sia tutte le risposte. Date. Poi, selezionando invece un indovinello aperto, l'utente ha la possibilità di rispondere e l'applicazione non deve mostrare nessuna delle risposte precedenti, se no. E un utente può fornire al più una risposta per ogni indovinello e tale risposta non può essere modificata dopo l'invio. Perché al più una risposta?
Sì, quello è una risposta. No, quindi deve esserci una risposta, non può esserci più di una, perché ovviamente, ma perché al più una e non ogni utente può fornire una risposta? Perché questo al più? Perché può anche non rispondere. Quindi se voi avete un database in cui tenete traccia di queste cose, non ci deve essere un vincolo che ogni utente deve rispondere a una, a ogni indovinello, perché questo... Sicuramente un utente non può rispondere più volte allo stesso indovinello, quindi questo invece è un vincolo che c'è. E la risposta non può essere modificata dopo la sottomissione, quindi invio la risposta è definita lì. Nel rispondere a un indovinello aperto, di nuovo, c'è un countdown che mostra il tempo rimanente. Se erano 30 secondi, 29, 28, 27. E poi qui c'è una parte particolare. Se il tempo rimanente è meno che il 50% della durata dell'indovinello, quindi se ho messo 30 secondi e meno di 15 secondi, 15 escluso, il primo suggerimento che il creatore dell'indovinello aveva inserito in fase di creazione è mostrato. E se invece il tempo è meno che il 25%, allora anche il secondo suggerimento è mostrato. Quindi se ho 14 secondi, mostro il primo suggerimento, a 3 secondi avrò entrambi i suggerimenti visibili. E se la risposta è corretta, l'indovinello diventa immediatamente chiuso, come abbiamo detto prima, e l'utente prenderà uno score di 3, 2 o 1 punto in base alla difficoltà dell'indovinello. Quindi se era difficile prende 3 punti, se era medio prende 2 punti, se era facile prende 1 punto. Nel punteggio è contato quanto tempo ci ha messo a rispondere all'indovinello, quanti suggerimenti ha visto? No. Quindi, in ogni caso, se risponde anche all'ultimo millesimo di secondo, risponde correttamente, prende 3 punti se l'indovinello era difficile. Visitatori anonimi vedranno la lista di tutti gli indovinelli, domande di difficoltà, ma non potranno vedere le risposte o le risposte date né quella corretta. Se volete parlare più basso, per favore. Tutti gli indovinelli saranno comunque mostrati col loro stato che deve essere riportato. Quindi comunque tutti gli indovinelli saranno visibili in termini di tempo di aperti e chiusi anche agli utenti visitatori, quindi non loggati. E poi sia gli utenti anonimi sia gli utenti loggati potranno in ogni caso vedere il ranking dei migliori 3 utenti che hanno preso punti all'interno dell'applicazione in quel momento. Quindi chi ha risposto correttamente ha più indovinelli difficili, per esempio, quindi prende più punti. E in caso di pareggio, mostrare tutti gli utenti comunque con i 3 score più alti. Quindi se io ho un utente con 5 punti, un altro con 5 punti, un altro con 4 punti, mostro quegli utenti là, 5, 5, 4, i 3 punteggi più alti. E poi l'organizzazione, questa frase c'è anche nel test attuale, l'organizzazione di queste funzionalità in schermate, pagine e route differenti è lasciato a chi fa l'esame, quindi chi implementa l'esame. Di nuovo, anche in questo caso, a differenza dell'altro esempio, non c'è scritto questo deve stare nella home page, questo deve stare nella pagina profilo utente, questo deve stare in un posto specifico. C'è scritto nell'applicazione ci devono essere queste cose. Allora, io posso mettere tutto nell'home page, posso dividerlo tra home page e pagina utente, posso avere tutti i riddle, i miei riddle, la mia pagina utente, posso avere una combinazione diversa di pagine che è a scelta vostra, in base a quello che dovete fare. Ora, secondo voi, qual era la cosa difficile di questo tema d'esame? La lista degli indovinelli? No, ok. E il calcolare il punteggio?
No. Ma due utenti collegati contemporaneamente hanno la stessa risposta, è anche difficile, cioè deve esserci una congiunzione astrale per cui cliccano sul bottone invia nello stesso esatto millisecondo e la richiesta arriva al server nello stesso esatto millisecondo, che è molto improbabile. Ma anche fosse probabile, in quel caso cosa succede? Il primo che arriva, perché comunque uno dei due arriva prima, viene processato prima, vince. E quindi l'altro, anche se ha dato la risposta giusta, c'era qualcun altro che ha dato una risposta corretta. Quindi questa, a differenza dell'altro, però ha questo aspetto multiutente. Per cui se io apro l'applicazione in un indovinello che ha ancora 5 minuti, e anche lei, adesso che è qui davanti, anche lei apre la stessa applicazione nello stesso momento mio in cui ha 5 minuti, ma lei risponde correttamente subito, invece io ci sto pensando a che risposta dare. Poi rispondo correttamente e premo invia. Cosa succede in quel caso? Quindi abbiamo entrambi la pagina aperta, io sul mio computer, lei sul suo. Lei risponde adesso, io rispondo fra 2 minuti. Abbiamo già la pagina aperta, quindi in quel momento nella nostra pagina il riddle è aperto, entrambi siamo autorizzati a rispondere, lei è più veloce a rispondere correttamente, io sono più lento a rispondere correttamente. Quando lei risponde correttamente, cosa succede? Cosa vede lei sulla sua applicazione web, sul suo computer? Che comparirà congratulazioni, hai preso 3 punti, e la risposta è corretta e il riddle si è chiuso. Cosa vedo io quando lei risponde correttamente, che sono ancora nella pagina di risposta del riddle, dell'indovinello? Niente, continuo a vedere la pagina di risposta dell'indovinello. Cosa succede quando io invio la risposta corretta? Prendo dei punti o no? No. Perché ha risposto lei prima di me. Questo è un qualcosa, questo controllo, chi lo fa? React o il server? Il server. Per forza, perché il mio React non può sapere cosa succede sui computer degli altri. Questo è molto diverso dal piano degli studi. Il piano degli studi invece era monutente da un certo punto di vista. Io avevo il mio piano degli studi e voi avevate il vostro piano degli studi, e ognuno ha il suo piano degli studi e non c'è interazione tra il mio piano degli studi e quello degli altri. Invece in questo caso sì, quello che fa una persona può cambiare lo stato dell'applicazione web che a un certo punto un'altra persona vede. Ma questa non era la parte più difficile. La parte più difficile era, questa è una cosa da tenere a mente, ma la parte più difficile, perché lo proviamo, con 2 finestre del browser aperte, e l'abbiamo provato, con 2 finestre del browser aperte, cosa succede? E in alcuni casi il secondo che manda la risposta si trovava un errore, un'eccezione a schermo, perché non era gestito il caso. E quale può essere la parte più difficile? È collegato a questo in parte. Tutta la parte legata al tempo, al countdown. La lista dei riddle si deve aggiornare ogni secondo per capire lo stato aperto o chiuso. Come lo fareste? Non si deve aggiornare quando qualcosa cambia, ogni secondo. È scritto sopra. Con un timer. Sì. Un'applicazione React ogni secondo, quindi ogni applicazione React che accede a quel server, ogni secondo chiederà al server Express: dammi tutti i riddle, dammi tutti i riddle, dammi tutti i riddle. E quando siamo nella pagina che mostra tutti i riddle, quando siamo in un'altra pagina no, ovviamente. Quindi ogni secondo ci sarà una use effect che viene, un API che viene chiamata. E quindi la gestione del tempo era la parte un po' più difficile. Questo,
Quando il tempo rimanente è meno che 50%, il primo suggerimento è mostrato. Come potremmo farlo questo? Quindi io sono nella pagina della risposta dell'indovinello. L'indovinello ci metteva 5 minuti, siamo a 3 minuti, non succede niente, siamo a 2 minuti e mezzo, non succede niente, siamo a 2 minuti e 49, appare il primo suggerimento. Come appare questo suggerimento? Ridillo? Se vogliamo far apparire il suggerimento. Qualcosa, il suggerimento, esatto. Mettiamo il tag sempre messo nell'HTML, cioè nel JSX, e poi quando il timer è minore di un certo dot, viene devono apparire. Sì, quindi tu dici opzione 1, io provo a reinterpretarlo. Non chiedo il suggerimento al server dopo il 50% del tempo. Ce l'ho già nella pagina, nascosto, quindi se facessi ispezione elemento magari potrei vederlo, chi lo sa. Cioè, come si fa a vedere esattamente? Perché tipo... Dipende come lo fai, però se uno fa con inserisce l'oggetto nel virtual DOM solo quando il timer, eccetera, non lo vedo, ovviamente. React ce l'ha, però non lo vedo, perché la pagina viene aggiornata dopo. Però bisogna collegarla a un cambiamento di stato, eccetera. Quindi un'opzione è... E rimaniamo sulle opzioni. Un'opzione è ce l'ho già il suggerimento e lo rendo visibile, praticamente. Ce l'ho già. React in qualche modo ha già il suggerimento, allo scadere di un tempo qualcosa succede per renderlo visibile. Questa è un'opzione. L'altra opzione? Perché c'è un'altra opzione. L'altra opzione è lo chiedo al server quando ne ho bisogno. Quindi le due opzioni, poi a un certo punto dovrò visualizzarlo nella pagina, quello non mi cambia, ovviamente. Le due opzioni sono ce l'ho già quell'informazione in uno stato e semplicemente la rendo visibile. E l'altra opzione è ho un API a parte che mi chiede i suggerimenti, solo i suggerimenti, e chiamo quell'API per prendere il primo suggerimento quando è il caso e il secondo suggerimento quando è il caso. Ce n'è uno meglio dell'altro? Forse meglio il secondo. Perché? Per l'informazione, è impossibile magari accedere ad un'informazione in un altro modo. No, ipotizziamo che sia possibile accedere a quell'informazione. Ok, questo è il vantaggio, diciamo, della seconda opzione. Chiedo l'informazione al server solo quando l'ho bisogno e se non l'ho mai bisogno, perché la persona risponde all'indovinello prima del 50% del tempo, non la chiederò mai. No? Se l'utente, l'indovinello dura 10 minuti, la prima persona, che non è neanche il timer, risponde subito, quello va direttamente nello stato chiuso e quindi nessuno mai vedrà il suggerimento. Quindi in quel caso quella chiamata non viene neanche fatta, quell'informazione, il fatto che l'abbia React, non serve perché non verrebbe usata e quindi evito di chiedere informazioni che tanto non mi servono. E potrei vederlo. Un vantaggio dell'altro invece? Perché c'è anche un vantaggio all'altra opzione. Sì, ci può essere un ritardo tra quando io chiedo il suggerimento e quando il server mi risponde col suggerimento. Se il server è molto lento perché ci sono 100 persone che chiedono suggerimenti in contemporanea, e ovviamente 100 persone è poco, un milione di persone che chiedono suggerimenti in contemporanea magari ci mette un attimo a rispondere, quindi se il tempo è poco il suggerimento può comparire in ritardo. Quindi il problema è, da una parte... quindi opzione 1, ho già l'informazione, sì, potrebbe essere visibile, eccetera, mi risparmio una chiamata, ho due chiamate dopo, perché a quel punto non faccio due chiamate, quindi se anche
il server a un certo punto diventasse lento, io comunque la mia partita riesco a farla, perché quell'informazione ce l'ho già in pancia. L'opzione 2 ha invece come vantaggio che ho l'informazione solo quando mi serve e non un minuto prima, non un minuto dopo, e per cui se non mi serve, semplicemente non l'ho chiesta, non l'ho chiesta, non l'ho mai ottenuta e non ce l'ho. E non, tanto non devo farla vedere. C'è un vincitore tra i due? C'è uno secondo voi che faceva una brutta fine all'esame e l'altro no? Tra queste due opzioni? O erano entrambe accettabili? Accettabili perché non erano specificato, è in parte vero. In questo caso sì, erano entrambi accettabili, in parte perché non era specificato come, in parte perché entrambi hanno vantaggi e svantaggi, e quindi al netto di saper rispondere alla domanda perché questo è meglio dell'altro, esattamente come avete fatto voi, in questo caso non c'è problema. Ci sono cose che magari non sono specificate, ma magari virano delle best practice, delle cose che abbiamo visto durante il corso, e quindi quelle non sarebbero accettate anche se non sono specificate, perché sono specificate nei requisiti non funzionali in un certo senso. Però in questo caso erano entrambe opzioni ragionevoli, e quindi in entrambi i casi se i vostri colleghi sapevano dire perché uno o l'altra, andava bene in ogni caso. Ok? Ok, e anche qui ovviamente ci sono delle domande che... infatti qualcuno per esempio chiedeva, no, è lo username sufficiente o bisogna fornire nome e cognome? La risposta è di nuovo come preferite, perché non era specificato, era relativa all'identità, no? Qualunque sia l'identità. Ovviamente che potrebbe essere una domanda stupida, anche se non è qualcosa, ma di per sé non conviene fare tante richieste al server, se possibile, no? Credo. Cioè, converrebbe chiedere qualcosa una volta, tenerla e poi fare qualcosa potenzialmente. Cioè, comunque, per esempio, in questo esame bisogna richiedere nella home o comunque in una pagina ogni secondo qualcosa. Questo non crea comunque una comunicazione, una complessità. Allora, distinguiamo le cose. Fammi partire dalla fine. In questo esempio, in questo esame, c'era da chiedere un qualcosa ogni secondo. Crea tanto traffico sul server? Sì, perché ogni secondo devo chiederti. Se sono in quella pagina, ogni secondo tutti i client che sono in quella pagina chiedono qualcosa al server. Quindi sì, il server ogni secondo riceve n richieste in base alle n persone che sono su quella pagina in quel momento. Però questa era una specifica del testo, quindi bello o non bello, così è. In generale, sul numero di richieste da fare al server, la risposta è, escludendo gli estremi, escludendo i casi estremi, sì, è bene, come dire, fare il meno possibile richieste al server. Perché dico escludendo gli estremi? Perché un estremo è dire, ok, bisogna fare meno richieste al server, io ne faccio una, chiedo tutto, e boh, no, questo è un caso estremo, no? L'altro caso estremo è ogni singolo campo che mi serve faccio una richiesta separata, e questo è l'altro caso estremo, no? Allora, il primo non l'ho ancora visto, l'altro purtroppo sì, e in quel caso il server ha troppe richieste, quindi sì, cerchiamo di tenere un numero di richieste a server ragionevolmente basso, però senza arrivare all'estremo che faccio una get e prendo tutto quello che devo prendere con una get in un colpo solo, no? Anche perché le informazioni possono cambiare da parte di altri client, quindi è bene comunque avere informazioni aggiornate a un certo punto, e quindi ci saranno delle chiamate al server a un certo punto, più di una quantomeno, no? Soprattutto per quelle cose che cambiano. In questo caso pensiamo al riddle che si chiude, che si apre, quindi ovviamente quell'informazione il client a un certo punto deve chiederla, in questo caso qua. Se il riddle è aperto, dopo 30 secondi si è chiuso, io sto facendo altro, quando ricarico la pagina, quando vado in un'altra pagina, l'informazione, questi sono i nuovi riddle, aperti e chiusi, deve arrivarmi, se no non posso continuare il gioco, non posso vedere quelli chiusi, eccetera. Quindi, escludendo gli estremi, sì, non fare flooding del server è una buona idea. Quale sia il numero di richieste da fare dipende molto dalle specifiche, dipende molto da quello che uno deve fare, dipende da quello che c'è bisogno.
Ok, allora, come dicevo, proviamo a progettare database, API e componenti React per questo tema d'esame dei Riddle, quindi non per lo study plan, ma per questo. E per farlo, fatemi prendere il README che vi serve per l'esame e compiliamo quello. Non guardate i repository dei vostri colleghi o i vostri. Fatemi scaricare direttamente questo, che tanto è il template del repository per... Allora, voi l'avete già visto con l'Hub 11 e se avete accettato l'assignment per il primo esame anche. Quindi questo è il README che dovete compilare per l'esame, dovete consegnare per l'esame e sarà la seconda cosa che guarderemo all'esame. Quindi partiremo da questo, quindi questo ci deve essere scritto quello che viene chiesto. A parte le righe ovvie, tipo esame numero... Cosa scrivete qua per il primo appello? 1. Anche questo non... Fidatevi, ho visto qualunque cosa. E il titolo dell'esame che sarà... gioco dei meme, mi veniva in inglese. Vostra matricola, cognome, nome. Anche questo dovrebbe essere una risposta facile. E... Questo readme poi vi chiede 3 cose, 4 in realtà. Le route dell'applicazione, quindi le pagine dell'applicazione React. Quindi ha questo indirizzo in React, c'è questo contenuto e questo, succedono queste cose, eccetera. Le API del server, tutte, quelle che scrivete, incluse quelle per la gestione del login e del logout, le tabelle del database, 5 cose, allora, i componenti React principali, quindi quelli un po' significativi che create, quindi se create un componente che si chiama il mio bottone, quello magari non serve, perché è solo un bottone. E uno screenshot, questo è scritto nel testo dell'esame, che dipende in base a tema d'esame diversi, quindi in base al tema d'esame c'è scritto quale screenshot si vuole qui, se uno o più di uno, e le credenziali per accedere, quindi gli utenti con cui fare login alla vostra applicazione che consegnate. Nome utente, password e se sono richieste altre informazioni, altre informazioni. Ci sono stati temi d'esame in cui, per esempio, chiedevamo: l'applicazione ha 2 tipi di utenti, i creatori e i consumatori di qualcosa che viene creato. E allora qui ci voleva nomotente password dei creatori e nomotente password dei consumatori. E dato che avevano funzionalità diverse, era bene sapere se facevamo login come creatore o come consumatore di quelle cose. Quindi qui c'era anche eventuali altre informazioni richieste dal tema d'esame sugli utenti. Nel nostro caso basta username e password che servono per fare login con gli utenti che avete creato, che avrete creato nel database. Ok? Quindi queste sono le cose che questo README chiede. E l'ordine in cui le chiede non è un ordine che dovete seguire in fase di progettazione, ma se dovessimo provare a risolvere il tema d'esame, qual è la prima cosa che faremmo, secondo voi?
tra queste quattro, tra componenti React, tabelle del database, API server e route in React, qual è la prima cosa che faremmo? Da dove partiamo? Dal database. La seconda cosa? L'API. La terza cosa? Le altre due, tanto più o meno vanno in parallelo, no? I componenti e le route. Ok? Prima i componenti, probabilmente, poi le route. Ok? Allora, usiamo poi questo readme per... Ecco, in questo readme, come è scritto nel testo, poi lo vediamo in quello nuovo, le informazioni da mettere sono escluso per l'API, le altre informazioni da mettere sono della lunghezza di un paio di righe, due o tre righe. Quindi la tabella utente contiene gli utenti e le loro informazioni che sono nome utente, password, bla bla. Quindi descrizione testuale, non serve il copia e incolla della tabella con tutte le cose. E per l'API è un qualcosa più simile invece a quello che avete fatto, che abbiamo fatto in aula, che avete fatto nel laboratorio di Express alla settimana 5, quello che era. Ok? Quindi qui sempre due o tre righe di descrizione che dica che cosa sono, che componenti, cosa fanno. E qui invece richiesta, risposte, status e quant'altro. Ok? Allora, io quello che farei, visto che sono quasi le 10, è fare un quarto d'ora di pausa e quando torniamo riprendiamo da questo readme e proviamo a fare tabelle, API, e a progettare tabelle, API e route componenti React di questa applicazione per gli indovinelli. Quindi 15 minuti di pausa e poi riprendiamo.